Ciao a tutti della Beche. Oggi faremo un progetto a tema Halloween. Faremo una presina per la cucina, ma sarà prettamente decorativa, eh. Ma mettiamoci subito al lavoro. Vi serve dell'imbottitura piatta, della stoffa color neutro, della juta, in questo modo, del pandolenci nero, del pandolenci arancio, la macchina da cucire, le forbici, gli spilli e poi vedremo strada facendo, penso più niente. Comunque partiamo subito, partiamo col prendere il cartamodello, prendere dell'aiuta, tagliarla un po' di più del cartamodello, vedete il cartamodello è 18 centimetri di lato, questo sono 2 centimetri in più. Mi raccomando, tagliatela dritto filo l'aiuta, se no non vi torna il progetto. Poi si prende la stoffa, si mette doppia e si ritaglia il cartamodello pari pari sulla stoffa, lasciando un centimetro tutto intorno da questo lato e da quest'altro. Io l'ho disegnata con la penna cancellabile. Anche, e di qua taglio lo scrivo la st segno lo stesso, scusatemi, eh. Uguale così. Qua, questo è un po' stortina. Bisogna che lo rifaccia questo. A forza di tagliarlo mi si è deformato. Comunque, ora cosa si fa? Ora si prende, si leva perché l'avevo messo insieme per tagliarle uguali, eh. Ora si prende ago e filo oppure stirate. Questo è il diritto, eh? Questo è il dritto. Quindi la piego sul rovescio e piego dove ho fatto il segno. O ci stirate o ci imbastite, come preferite. Io ci imbastisco perché sono un po' più sicura. Allora, io ho già quasi finito di imbastire. Faccio vedere nell'angolino come si fa. Allora, le versioni sono due. Nell'angolo si fa così. E così e si infilza, però rimane un po' bruttino di qua. Allora io penso di fare, vi dico di fare così. Qui abbiamo l'angolo che abbiamo disegnato con la penna cancellabile sul dritto. Non si può stirare perché altrimenti questo rigo se ne va. Allora, vedete l'angolo qui? La punta dell'angolo serve per piegare la stoffa in questo modo. Poi la ripiego così, mi raccomando, qui bella spianata, eh. Così e seguo tutto il rigo. Allora, ci metto le spille della penna cancellabile. Così, allora, ci arrivo. Via, ci devo arrivare, se no mi scappa tutto. Allora, si fa così. Fa questo benedetto filza. Punto filza. Si piega così, si piega così e si ripiega così, in modo da formare l'angolino. In questo modo. Si infilza tutto, anche i punti lunghi vanno bene. L'importante è fissare sull'angolo, eh? Così. Ora, quando tiro il filo, viene chiuso. Si chiude, guardate. In questo modo, vedete? E poi finisco di imbastire. Tutti gli angoli fatti così. Ora posso stirare, perché tanto ormai la stoffa è bloccata. Quindi prendo il ferro da stiro e stiro. Ora questo è anche un po' troppo caldo per questa roba. Vediamo un po' se non si combina niente. Qui non si deve aprire questo angolino, eh? Deve stare bellino chiuso, come tutti e quattro. Così. Una volta c'avevo anche un po' d'acqua in questo ferro, ma tanto il rigo se n'è andato della penna. Stiro anche questa. Fatto, tutti e due li abbiamo fatti, in questo modo, eh. Si poteva fare anche tipo angolo cappuccio rigirato, ma insomma diventava un lavorone, eh. Lavorone, deve essere una cosa anche un po' veloce. Cioè è una presina prettamente decorativa, eh. Allora, ora cosa si fa? Si prende questa imbottitura, si fa un pochino più piccola della presina, quindi ci si mette sopra e si ritaglia un po' più piccola. Meglio più piccola che più grande, perché non deve sporgere. È proprio una presina particolare questa.
Poi si mette sopra questa, anzi, prima si mette così e così. Si mette semmai qualche spillo. Ora, se l'imbottitura ce l'avete anche un pochino più bassa è meglio. Io avevo solo questa. Così, in modo bella spianata. Ora di qua si deve far combaciare la presina davanti con quella dietro, però se l'avete fatte precise non ci dovrebbero essere problemi. Non ci dovrebbero, poi se ci sono, pazienza, la risfate. Tanto con questo dito sentite il sotto e il sopra. Mettete bene l'angolo che combacia con quello di sotto e lo spillate. Poi qui andate. Cioè, la juta deve essere bella tesa, eh? E sentite sempre il sotto e bloccate anche qui. Semmai si blocca in questo modo, guardate. Così poi ci si macchina proprio sopra, pari pari. Siano proprio pari, sopra col sotto. Questa ora si può togliere. Questa qui mi è venuto in mente questo tipo di progetto qui. Vediamo cosa esce fuori. Tutto fino qua, eh? Allora, io l'ho appuntata tutta in questo modo. Ora preparo il laccetto. Prendo una strisciolina di circa 5 cm, vedete qui sono 5 cm per 13 cm. 5, 5, 10 e 3, 13. La parte da diritto qual era? Questa. Qui è il rovescio. Piego, faccio così, così e poi ripiego un'altra volta in questo modo. Tra. Metto uno spillo oppure lo reggete con la mano e vado a cucire qui. Allora, ho cucito questo, una cucitura qui e una di là in questo modo. Ora lo vado a mettere qui in un angolino qualsiasi. Qui così. Aia. E ora quando vado a cucire ingloberò anche questo, ingloberò a ganzo, eh. È troppo lungo, però. Così. Ingloberò anche lui e il gancetto, così. Magari ci si metterà uno spillo per tenerlo un pochino fermo perché mi si sta muovendo, ma ci si farà cucire tutti questi strati? È un bel dilemma. Speriamo bene. Questo andrebbe messo così. Allora si fa un'altra cosa perché qui ho paura che ci siamo troppi ristrati. Allora si fa quadrata invece che messa. Si mette così. Si prende la metà di un lato, in questo caso questo. Facciamo così, guardate. Si prende la metà. Ci si fa un segnetto con la penna cancellabile. Eccolo qua. Sono fatti due. Si può essere così tonte. Allora, così. Questi intanto io li cucio un po' insieme, così. Li cucio un pochino insieme, così stanno fermi. Ci faccio una macchinatura veloce, quindi così. Mi sovrappongo appena, in questo modo. Allora, rigiro, così mi vedete qui. Al segno qui, ce li metto in questo modo. Ecco qua. E ora quando cucio, cucio tutto. Anzi, parto subito da qui e vado a cucire. Tac, vi faccio venire mal di mare. Ecco qua. Non si vede una ceppaluppa. Insomma, un pochino si vede, via. Si fa il punto dritto, anche a 3,5 il punto va bene, eh? E si va. E si tiene sempre anche una mano, si controlla anche il sotto, che si prenda tutti e due gli strati. Questa sarà, ve l'ho già detto, non mi ripeto, una presina da figura, come dico io, non per usarla, perché insomma, ci
l'aiuta, magari come quanto da forno, sì, come prendere l'avanforno, sì, ma sul gas questo aiuta. Mi sto bucando in una maniera pazzesca. Questo lo devo mettere su. Se vi si sposta un pochino la piegatura, fate come me, con questo affarino qui accompagnate il tessuto. Ora io non ho lasciato il lago giù. Quando girate, sempre il lago giù, mi raccomando. Tenete tutto. Mi sto bucando da morire. Ora, se avete le macchine con doppio trasporto integrato come questa, sarete molto avvantaggiati, eh? Perché tanti strati così, una macchina normale, o la imbastite proprio tutta per bene, se no un po' un problema. Sì, va bene, ho preso tutto anche di là, eh? Va bene. Comunque questa qui sarà sempre, questo sarà il retro e questo sarà il davanti, eh? Quindi voglio dire, tanto la tenete appesa alla cucina per figura durante il periodo di Halloween. Ok, spesso queste macchine usano anche, io anche il cartone, quanto sono potenti macchine di oggi, ragazzi, usano tutto, qua. Diciamo che sono abbastanza contenta, perché credevo peggio, vi? Comunque tanto l'effetto è questo qui sul davanti che voglio ottenere. Tagliamo tutti i fili, togliamo tutte queste spille che mi ci sono bucata da morire. Si procede alla decorazione. Poi questa andremo a sfrangiarla in questo modo, perché rimarrà solo le frange. Così. In questo modo. Intanto andiamo a sfrangiare tutto, così. Ah, non avete visto nulla, ma io ve lo faccio rivedere e così lo vedete. Ora questa si andrà a sfrangiare, guardate, così. Fino a che viene. Ho tolto gli spilli, come avete visto, l'ho detto ma non l'avete visto. Si sa, è così. La vita è questa, care mie. Questo è l'effetto che volevo ottenere. Ora qui ci si deve fare i simboli di Halloween. Quindi si prende il pannolenci arancione e si ritaglia questa sagoma qui. Questa sagoma. No, no, tutta intera, senza togliere niente. La sagoma è questa, tutta intera. Quindi si mette sul pannolenci arancione e si ritaglia. Io l'ho già ritagliata e vi faccio vedere. Questa è la sagoma. Praticamente sarebbe la zucca. Io ho passato, questo è il rovescio, questo è dietro. Ho passato un punto filza qui come a segnare gli spicchi della zucca, ok? Questo sarà il sopra e questo sarà il sotto. Ora la vado a posizionare qui nel mezzo. Qui levo questa, beh, ora levo dopo la penna cancellabile. Cerco di centrare questa presina proprio nel mezzo, in questo modo. Devo levare anche l'imbastitura, vabbè, farò tutto dopo. E metto degli spilli, la blocco, una e due, un po' in qua e là, insomma, qualche punto. Quindi questo lo fate a mano col filo di quello di cotone un po' più massiccio, tipo da uncinetto. E ora passo tutto intorno un punto festone a macchina, però ce lo potete fare anche a mano. Io ce lo passo a macchina perché contemporaneamente la attacco alla presina. Quindi vado, piazzo la macchina e poi ci si ritrova. Allora, io ho già fatto una prova e fate anche voi sulla stoffa con il
con il panno Lenci come vi viene a macchina il punto festone. Vi dovrà venire in questa maniera. Ora io così qua. Eccoci, così vedete anche un po'. E ho già messo il filo nero, ho messo, che vi posso dire, la distanza fra un punto e un altro, l'ho messa al 5. E la lunghezza del punto, cioè questo punto che va a trasversale così. Allora, la lunghezza, la distanza fra un punto e l'altro è il punto è il 5. Invece questa stanghetta che vedete io l'ho messa a 3,5. Però non tutte le macchine sono uguali. Questa è una Puff Creative 1,5. E il punto è il 42 con questa regolazione, perché ogni punto poi si può regolare più grande, più piccino, più stretto, più lungo. Va bene? Io parto da un punto, parto dall'alto. Allora, la regola è di mettere il bordo del tessuto nel mezzo del piedino. Anzi, c'ho un piedino che l'ho comprato ora in fiera e ce lo voglio proprio mettere. È un piedino apposta per gli appliqué, che è più aperto. Oh, vediamolo, così lo rinnovo proprio insieme a voi, È un piedino fatto così, perché almeno io vedo il lavoro nel mezzo. Vedete, è aperto. Allora rimetto tutto dentro qui nel mio scrigno, levo questo piedino e ci metto questo, perché secondo me è proprio migliore. Comunque c'è una righettina rossa nel mezzo e quella è quella che io prendo come riferimento e ci faccio capitare proprio il bordo del disegno. Parto. Andate piano perché qui ci sono anche le curve. Tolgo lo spillo e vado avanti. Se lo volete fare a mano, lo potete fare anche a mano. Ora si vedrà anche sotto, ma io no, non me ne importa sotto. Ho messo il filo nero sotto anche perché mi piace vedere anche sotto il disegno. Dà più l'idea della cosa fatta proprio a mano. Giro. Vado piano. Se avete la macchina che vi regola la velocità, mettetela al minimo perché è proprio all'inizio così. Specialmente chi ha le prime armi, è bene andare piano. Vedete? Si comincia a vedere. Via, finisco tutto, Saldo. Queste due spille si possono togliere. Sì, questo piedino è top, top, top. Ecco qua. Dovrà avvenire in questo modo. Ora andremo ad applicare le decorazioni. Allora, una volta cucita, si prepara la bocca, una zucca un po' sdentata, il gambo e gli occhi. Ora, anche questi li andrò ad attaccare come ho fatto con questo qui, con il punto festone, vedete? Ora non vi sto a far vedere come faccio il punto festone, tanto è anche tutto nero, non si vede nemmeno. Lo vado a cucire anche questa roba qui e poi ci si ritrova. Allora, la presina è finita. Di dietro è in questo modo, quindi si vede anche dietro la forma della zucca in un certo qual modo. E davanti è così, guardate. C'è la sfrangiatura e tutto quanto. Ora, quando stirate, questo è il panno Lenci. Metteteci qualcosa sopra perché poi alla fine va un po' stirata, cioè le cuciture vanno appiattite per bene. In questo modo. Allora, se no, trovate difficoltà a attaccare questa e questa tutta con questo punto festone, la potete anche incollare con la colla a caldo se è una presina prettamente decorativa, ok? E niente, io ora vi saluto. Dun 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 dun. Buon Halloween!
Io mi scuso se alcune riprese sono venute un po' male perché la telecamera l'ho girata nell'altro verso, verso la macchina da cucire. E vi ringrazio lo stesso se mi avete seguito. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere, iscrivervi al canale e se cliccate anche sulla campanella vi arriverà una notifica ogni volta che io pubblicherò un tutorial. E come sempre un bacione dalla Beke. Ciao!